dare priorità alla sicurezza rende migliore il paese. Formazione di altissimo livello con i convegni FSP Polizia di Stato a Firenze, Pisa e Venezia. Contratto, risorse e busta paga di dicembre. Facciamo chiarezza. Bentornati a FSP TG News. Porteremo al tavolo a Palazzo Chigi il 9 e il 10 novembre nell'incontro con il governo le richieste dei poliziotti. Previdenza complementare finalmente adeguata, ma soprattutto il rinnovo del contratto economico e quelle condizioni lavorative degne di un paese civile, perché in troppi casi i poliziotti sono sempre i figli di un minore e non hanno una voce che possa raggiungere se non la sensibilità di chi governa. Sensibilità che in questo caso è stata dimostrata ampiamente non solo dalle rassicurazioni del ministro dell'interno, del capo del governo e dei ministri coinvolti nell'apparato sicurezza e difesa, ma soprattutto in un mutato atteggiamento nei confronti delle organizzazioni sindacali che rappresentano tutti i colleghi in uniforme. Quello che ci attendiamo quindi dall'incontro del 9 e del 10 di novembre è proprio questo, quel rispetto che troppe volte ci è stato negato. La rincorsa a dare notizie, soprattutto durante il mese di ottobre, crea spesso troppa confusione tra i colleghi. Sarebbe meglio attendere, quindi cerchiamo di fare un po' di chiarezza su quelli che sono i fatti ad oggi. L'ultimo Consiglio dei Ministri ha dato come priorità il rinnovo dei contratti per la pubblica amministrazione partendo da sicurezza e sanità. La sanità potrà contare su risorse aggiuntive derivanti anche dagli oneri di spesa degli enti locali, oltre a 2,5 miliardi che andranno soprattutto e probabilmente sulle assunzioni di medici. Ma per quanto riguarda il comparto sicurezza si parla di 5 miliardi, da condividere però con il resto della pubblica amministrazione. Ricordiamo che solo gli insegnanti sono 1,2 milioni. E quindi quanto saranno le risorse aggiuntive? È proprio questo di cui andremo a discutere il 9 e il 10 di novembre a Palazzo Chigi. Per quanto riguarda le notizie sulla busta paga di dicembre, ci sarà un anticipo dell'indennità di vacanza contrattuale, che è lo 0,50 dello stipendio e quindi varia in base alle qualifiche, calcolato su 13 mensilità, e quindi arriveranno dai 650 euro di un agente fino ai 1000 e qualcosa euro di un commissario capo. Ma è un anticipo rispetto alle cifre che sarebbero destinate al contratto di lavoro. Anche di questo dovremo andare a discutere il 9 e 10 di novembre al Palazzo Chigi. Questi sono i fatti. Da cosa deriva questo anticipo? Da un decreto denominato decreto anticipi, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre ed è valido dal 19 di ottobre. Questo è quello che a oggi si può dire ed è certo poter dire. Il resto ovviamente sono solo chiacchiere. L'impegno di FSP Polizia di Stato sul territorio sarà ancora più evidente lunedì 23 ottobre, perché sono ben tre i convegni che sono stati organizzati, due in Toscana, e partiamo con quello di Firenze perché all'Auditorium Spadolini della Regione Toscana in via Cavour 4 a Firenze si terrà un convegno di drammatica e stringente attualità, divisa e disagio, prevenire e gestire i disagi degli operatori di polizia, che è già stato proposto a Taranto, di cui abbiamo sentito l'amico Rocco Cagliando la scorsa settimana dire quanto sia stato interessante per i colleghi presenti e soprattutto ancora visibile sulla pagina Facebook. Il convegno invece, che si terrà lunedì 23 ottobre alle 17:30, sarà a Siena presso la Sala Palazzo Patrizia. FSP Polizia di Stato, unitamente a Sena Civitas, propone furti e truffe agli anziani, cosa possono fare cittadinanza, forze di polizia e istituzioni, mentre il convegno di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana a Venezia, più precisamente in provincia, a Villa Farsetti, a Santa Maria di Sala, alle ore 8:30 si terrà un convegno di formazione con eccellenti relatori che parleranno di tematiche inerenti dalle cause di servizio all'infortunistica stradale, agli aspetti psicologici fino alla criminologia, con il nostro vice capo vicario Vittorio Rizzi. Tutti i convegni sono considerati formazione ed aggiornamento professionale per il personale della Polizia di Stato e ne parleremo ovviamente anche la prossima settimana.
Per evitare le criticità conseguenti a trasferimenti non voluti, la DAGEP ha fatto sapere con una circolare che dal 23 al 29 di ottobre sarà possibile accedere al portale Mobilità per il ruolo assistenti ed agenti e effettuare una revoca integrale della propria domanda di trasferimento. Non saranno possibili nuovi inserimenti o revoche parziali, ma solo la revoca integrale. Questo per evitare ovvie brutte sorprese alla prossima movimentazione a domanda del personale. Si arricchisce di un nuovo capitolo alla vicenda della giudice Iolanda Apostolico del Tribunale di Catania, perché i giornali hanno riportato la scorsa settimana di come la stessa fosse stata testimone, non presente, ma di una telefonata fatta dal figlio che aveva partecipato attivamente ed era imputato in un procedimento penale per scontri contro la polizia a causa di una manifestazione organizzata da antagonisti e centri sociali a Padova per la presenza del movimento di Forza Nuova nella città veneta, dove sono stati feriti numerosi colleghi, uno con la rottura dello scafoide e una prognosi di 55 giorni, quindi scontri reali, non scaramucce. E il figlio della giudice è stato assolto perché il fatto non sussiste e non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo o per riconoscimento della scriminante della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, anche con la formula putativa. Dietro questa locuzione giudiziaria non vorremmo che chiunque si sentisse convinto di subire atti arbitrari dei pubblici ufficiali, anche putativi, e quindi essere legittimato a ricorrere a qualsiasi strumento violento quando si tratta di una mera percezione. Questo è il commento che il segretario regionale del Veneto dell'FSP Maurizio Ferrara ha fatto a margine della vicenda, ripreso poi da numerosi quotidiani, testate nazionali e dal blog di Nicola Porro, sito seguitissimo su internet. Questa cosa desta al nostro sindacato giuste e doverose preoccupazioni, anche perché FSP aveva sostenuto in giudizio moltissimi dei colleghi che erano stati feriti durante quella manifestazione e offre la tutela legale gratuita ai propri iscritti. Ogni corso per allievi agenti ha la propria storia, ma quello che partirà a dicembre sarà il 225esimo per 2138 agenti della Polizia di Stato, ma ci sarà già un'aliquota che consideriamo speciale. Sono i 155 e i 228 idonei non vincitori che erano rimasti esclusi da procedure concorsuali precedenti. Una battaglia lunghissima, ne siamo ben testimoni. Quello che vedete alle mie spalle è una delle immagini che accompagnava una delle tantissime lettere di interventi che abbiamo fatto sull'argomento. È l'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia, componente della quarta Commissione Difesa, è intervenuto proprio su questo punto con un ordine del giorno, con un emendamento che finalmente, dopo l'approvazione del governo, porterà i propri frutti proprio a dicembre. Iscrivetevi ai nostri canali social se non l'avete ancora fatto: Telegram, Facebook, Instagram, ovviamente il nuovo X e il nostro sito internet che potete seguire per trovare sempre le informazioni più aggiornate e realistiche del mondo della sicurezza. Grazie all'Ufficio Media e Comunicazione che ne cura diuturnamente l'aggiornamento. Grazie a tutti voi per l'ascolto e l'appuntamento torna la prossima settimana con il vostro FSP TG News.